Bene ragazzi, oggi parliamo del processo di Norimberga e della Maison de Dieu. E allora, sigla! Con la fine del conflitto vi era il dovere giuridico e morale di condannare i responsabili per il genocidio, i responsabili della Shoah e i responsabili dei campi di concentramento. Alla sbarra si presentarono e furono presi 24 gerarchi nazisti. Come scrisse Churchill, il fatto che Mussolini fosse morto, fosse stato ucciso prima, ha risparmiato di fatto quella che potrebbe essere stata una Norimberga italiana. Già nella conferenza di Teheran del 1943 e poi ancora nella conferenza di Yalta del 1945, Churchill, Roosevelt e Stalin si misero d'accordo su come dovevano essere puniti i gerarchi nazisti. Passò la linea americana, quella che prevedeva un processo però giusto ed equo, che riguardasse tutti i gerarchi nazisti, indistintamente se fossero poi stati catturati da uno o dall'altro esercito. Erano stati criminali efferati, avevano commesso le peggiori nefandezze, tuttavia doveva far vedere al mondo che loro erano semplicemente dei piccoli uomini e come tali dovevano essere giudicati e giustiziati. Alcuni dei protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, come Adolf Hitler, Mussolini, Himmler, erano morti prima dell'inizio del processo di Norimberga. Alcuni invece erano riusciti a fuggire. Tra di loro, per esempio, si può citare Mengele, il dottore della morte, colui che aveva fatto terribili esperimenti nei confronti dei bambini ebrei. Centinaia, migliaia di persone, di bambini, morirono sotto condizioni atroci. Ecco, questo gerarca nazista, questo serial killer, pensate, riuscì a scappare e morì di morte naturale solamente nel 79. Anche Adolf Eichmann fuggì in Argentina e fu trovato scovato solamente dai servizi segreti israeliani che lo riportarono, lo processarono e lo giustiziarono negli anni 60. Tra i 24 gerarchi nazisti c'era Göring, capo dell'aeronautica militare tedesca, secondo in comando solamente dopo Hitler. C'era anche Ribbentrop, ministro degli esteri, famoso per il patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop. Il processo si concluse con 12 condanne a morte per impiccagione, 4 ergastoli, 3 assoluzioni, 4 condanne minori tra i 10 e i 20 anni e solamente 3 assoluzioni. Di fatto, i giudici a Norimberga condannarono tutte le SS, definendo un'organizzazione criminale che nulla aveva a che vedere quindi con una polizia. Tra i gerarchi nazisti della Gestapo è, secondo me, emblematica la posizione del boia di Lione, Klaus Barbie. Tra i vari crimini che sono imputabili a Barbie, il più efferato fu l'ordine di far arrestare, di far deportare ad Auschwitz i bambini che si erano rifugiati presso la Maison de Dieu in Francia. Per tanto tempo la Maison de Dieu, questa casa, è stato un luogo di speranza, un rifugio, un luogo nel quale poter costruire qualche cosa. I bambini potevano sperare, potevano studiare e sognavano di diventare qualcuno, sognavano di diventare grandi, sognavano un futuro migliore, sognavano un'Europa senza guerre, in pace. Pensate che non solo scampò al processo di Norimberga, ma addirittura lavorò, pensate, per l'intelligence statunitense. Si rifugiò in Bolivia, dove poi venne arrestato ed estradato in Francia, pensate però solamente nel 1983. Il processo contro Barbie cominciò nel 1987 e fu uno dei pochi casi nei quali un gerarca nazista subì un processo dopo quello di Norimberga. Alla sbarra salirono diversi testimoni che accusarono Barbie proprio di essere responsabile della rafle alla Maison de Dieu. Il processo fu mandato avanti in modo teatrale da Barbie e dal suo avvocato difensore, che accusò la Francia, tra l'altro, dei crimini contro l'umanità quando invece era un impero coloniale.
In effetti, come dargli torto, eh? Però di questo ergastolo fece solamente 4 anni di carcere perché morì a causa di una leucemia proprio in carcere, proprio a Lione. Lisieux è un piccolo comune di 206 abitanti situato in Francia nella regione delle Rhône-Alpes. Oggi la Maison Lisieux è un luogo di memoria, uno dei tanti luoghi di memoria dove è stato ricostruito quello che è successo, dove sono conservati diversi documenti che raccontavano la vita quotidiana dei bambini, fino proprio al momento della loro cattura e della loro deportazione. Ecco, questi luoghi di memoria sono importantissimi per far riflettere le persone e per far ricordare a tutti quanti quello che è successo e quello che è avvenuto. Eccoci cari ragazzi, siamo in un luogo importante, nella Maison de Dieu, un luogo pieno di memoria, di storia, la storia di 44 ragazzi ebrei che hanno trovato rifugio in qui, in questa casa per molto tempo e poi purtroppo sono stati colpiti dalla follia umana. La colonia per rifugiati di Dieu fu costituita e fu creata nella primavera del 1943 da parte da Sabine e Miron Sattlin, che erano una coppia ebrea originaria rispettivamente della Polonia e della Russia, ma che si erano già da tempo naturalmente installati in Francia, a Montpellier, nel 1940. Sabine era un'infermiera della Croce Rossa, che però a causa delle leggi antisemite fu congedata. Sabine Zlatin, grazie all'aiuto della resistenza francese, trasferisce i bambini nella zona italiana, considerata un po' più clemente verso gli ebrei. Così i bambini, sotto la protezione dei coniugi Zlatin, furono portati prima in Savoia a Chambéry e poi successivamente venne trovato il luogo adatto per accoglierli, la Maison de Dieu. Così scrive Le Petit Georgie: Le village est très joli. Il y a beaucoup de femmes, la maison est belle. Il y a l'électricité et le courant doit être puisé à la fontaine. Fin dall'inizio si vogliono dare delle basi scolastiche ai giovanissimi, anche per dare un senso di normalità. E qui le istituzioni vennero a favore della Maison de Dieu. E infatti l'inspezione accademica e anche la préfecture istituirono una classe à titre essentiellement provisoire et pour la durée de la guerre. Gabrielle Perrier, jeune institutrice de la colonie, fait sa rentrée devant une trentaine d'élèves. I bambini per quasi un anno vivono in un tempo sospeso, in uno spazio sospeso, come se la guerra in qualche modo fosse lontana, non esistesse. Scrivevano, facevano disegni, raccontavano, anche addirittura un fumetto. Tutto fu interrotto, tutto fu spezzato quella mattina del 6 aprile 1944. Come sappiamo, infatti, l'Italia era capitolata nel settembre del 1943 e i tedeschi avevano occupato quelle che erano le zone italiane in Francia. Il pericolo per i poveri ebrei era ormai altissimo. Non c'era più tempo. Sabine Zlatin si occupa del trasferimento del maggior numero possibile di bambini, cerca di farli passare clandestinamente in Svizzera, per questo non si trovava Eisieux. Invece a Eisieux, il 6 aprile del 1944, insieme a 44 bambini ebrei, si trovava suo marito, proprio Miron Zlatin. Miron, insieme ai bambini, fu deportato e poi fu fucilato dalle SS in un campo di lavoro nel luglio del 1944. Sabine Zlatin ha promosso sempre quello che sarà il memoriale, proprio per non dimenticare, della Maison de Dieu. Testimoniò contro Klaus Barbie durante il processo a Lione. E morì nel 1996 a Parigi. Allora, per ora è tutto. Hai compreso? Hai capito? E se no, ripassa. Thank you.